mio parere, caro Richetti, diciamo che per carità le colpe lasciamole da parte perché non è il momento, però la catena di responsabilità forse andrebbe individuata perché anche sto scaricabarile perenne che non si capisce mai è il sindaco, il presidente di regione, il governo, chi deve fare che cosa è diventata molto faticosa per noi italiani. Tutti uniti, bisogna essere tutti uniti in questo momento. Poi faremo Allora, le discussioni. Richetti. Ha ragione Purgatori. Noi in questo momento dobbiamo essere uniti. Allora, Richetti, tutti uniti. Ah, ma io figuriamoci chi non è d'accordo sul tutti uniti, però se facciamo uno sforzo di riflessione in più per tentare di capire non tanto dove stanno le responsabilità, adesso è il momento. Oltre di stare uniti, forse di provare ad affrontare le cose per dare risposte più all'altezza della situazione che ci troviamo ad affrontare. Se il dottor Postiglione non si irrita rispetto alla solita solfa, io però un po' di cronaca degli ultimi mesi, nei quali qualcuno in Parlamento si batteva per proporre il ricorso alle risorse del MES finalizzate alla sanità, perché le cose che ho sentito dai due medici di Napoli sono cose che si affrontano con risorse che consentono di aumentare e di potenziare le dotazioni, i posti letto, il personale, superare l'imbuto formativo, finanziare le borse di specializzazione in medicina. Insomma, la dobbiamo finire con questa storia che quando succede un dramma, sì, tutti uniti, ma se prima del dramma hai ironizzato sulla Anche sul Lombardia, MES siamo imitato uniti, Bugs Bunny, poi oggi ti accorgi che non hai una risposta all'altezza, forse dovremmo cominciare anche a chiederci se non è saltata anche la relazione di rispetto tra la politica e i cittadini. Perché quando il Presidente del Consiglio spiega a reti unificate che il MES o non serve o se lo prende deve mettere le tasse dicendo una menzogna di una disonestà intellettuale insopportabile, a me non interessa speculare o fare opposizione sterile. Mi interesserebbe però capire perché io tutte le volte che mi collego con voi, con questa trasmissione, voi documentate le file ai tamponi, i vaccini che mancano, i medici ai quali dobbiamo fare solo applausi senza dare camici e turni di lavoro sopportabili e poi la politica fa la polemica sul MES. Ma insomma, ma si può per una volta mettere mano alle questioni dicendo servono risposte, servono risorse? Ci sono da giugno. Perché anche qui, scusate, il ministro dei trasporti dovrebbe spiegare perché le risorse che potrebbero essere destinate alla sanificazione dei mezzi, ci sono i bus del Gran Turismo che sono quelli che fanno Esatto, le è gite pieno zeppo di organizzate, che autobus sono privati che fermi. si possono usare, Ma questi sarebbero perché felici e non contenti. mettiamo in Scusate, sinergia scusate, privato il e pubblico? ministero. Allora io, francamente, è mortificante venire qua a fare con l'evidenziatore cosa si potrebbe fare ma non si fa. E non capisco perché queste risposte non Allora, si vengono fermi un date. attimo, Richiamo.